Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale voglio presentarvi una cosa che giudico interessante, ovvero la gestione dei dischi mediante il sistema LVM. Che cos'è questo sistema? Adesso andiamo a scoprirlo. Allora, diciamo per cominciare che per quanto riguarda specificatamente Ubuntu, questo sistema di gestione dei dischi è facilmente installabile o facilmente attivabile, applicabile a partire dalla versione 12.10. Dico facilmente perché a partire da questa versione di Ubuntu l'attivazione del sistema LVM è alla portata di un clic durante l'assistente di installazione, durante il wizard di installazione. Semplicemente scegliendo un'opzione, questo sistema viene installato ed attivato. Nelle versioni precedenti di Ubuntu, invece, questa opzione non è presente nell'installazione grafica. Perché in realtà il sistema LVM in quanto tale è diversi anni che c'è, è parecchio tempo, non è una novità di Ubuntu, una novità recente. In realtà il sistema in quanto tale esiste da tempo, ma finora appunto con Ubuntu non era mai stato possibile attivarlo in modo semplice, appunto dall'installatore grafico, da quei pochi passi che tutti usiamo quando installiamo Ubuntu. Era disponibile nell'installatore, diciamo, con interfaccia a caratteri tipo terminale per le installazioni sui server o ma anche sui PC per chi voleva usare quel sistema. Adesso, appunto, a partire, se non erro, da Ubuntu 12.10, addirittura è stata scartata l'installazione con interfaccia a caratteri a favore esclusivamente dell'installazione di tipo grafico, come quella che conosciamo tutti, almeno quelli che hanno già installato Ubuntu una volta. Ecco. E quindi, volendo, avendo fatto la scelta canonical di rinunciare al doppio tipo di installazione, quindi a quello interfaccia caratteri, hanno aggiunto questa opzione all'installatore grafico, quindi ovviamente per non far rinunciare agli utenti che ne necessitano di questa comoda opzione, di questo sistema molto comodo per la gestione dei dischi. Ecco spiegato come mai ne parlo, diciamo così, solo adesso e non nei mesi o negli anni precedenti sul mio canale, perché appunto questa opzione non era così facilmente disponibile per tutti, anche diciamo così, per l'utente comune, un po' il pubblico del mio canale. Ecco. Quindi, conseguenza di questa breve introduzione, do per acquisito che il sistema LVM venga quindi attivato durante l'installazione. È vero che è anche possibile farlo successivamente, ma si tratta di una procedura con dei comandi a terminale un po' complessa, un po' da sistemista, diciamo, e quindi non molto adatta, secondo me, al pubblico di questo mio canale. E quindi direi di lasciar perdere il fatto di attivarlo e installarlo successivamente. Ma appunto diamo per acquisito che chi ha interesse, chi ha necessità di usare questo sistema, lo attivi già durante l'installazione di Ubuntu. Quindi se lo trova in modo pratico e senza problemi, già attivo alla fine dell'installazione. Dove si attiva? Ecco, ho preparato qui un'immagine, uno screenshot del passo dell'assistente di installazione o wizard che dir si voglia di installazione, quindi nel secondo, terzo passo, non ricordo, insomma, quando esce la finestra della procedura di installazione con il titolo tipo di installazione, ecco che a partire da Ubuntu 12.10 si trova anche, fra le altre opzioni, questa che vedete qui, dove sto scorrendo il mio mouse, usa LVM con la nuova installazione di Ubuntu. Ecco, attivando questo semplice checkbox, questa opzione con il listino, siamo a posto. Ci pensa l'installatore ad attivare tutto quanto, installare tutto quanto. Voilà, perfetto. E quindi passiamo adesso al succo di questo video, cioè cos'è
questo LVM. Ecco, LVM naturalmente è l'ennesima sigla inglese che sta per Logical Volume Management, ovvero gestione o gestore di volumi logici. Adesso andiamo a capire che cosa si intende per volumi logici. In sostanza, cos'è LVM? È un software, quindi un programma, uno strato software che si frappone fra i dischi fisici del nostro sistema, quindi proprio del vostro PC. Se in questo momento siete davanti al vostro PC, avrà sicuramente un disco, magari due, chi lo sa, comunque magari tre, comunque almeno un disco ce l'ha di sicuro, fisico proprio, un oggetto fisico, il disco duro, detto in italiano hard disk. Ecco, quindi questo LVM è uno strato software che si frappone appunto fra i dischi fisici e noi praticamente, cioè ci presenta con un'interfaccia che poi vedremo nella dimostrazione pratica, ci presenta un sistema semplice quindi per gestire i nostri dischi. È un'interfaccia confortevole, come vedremo, per creare e gestire dischi, tra virgolette, virtuali, chiamati appunto volumi logici, ovvero con questo LVM, partendo dallo spazio disco fornitoci dal disco fisico, possiamo crearci delle partizioni più o meno estese, appunto sfruttando lo spazio a disposizione fisicamente dei dischi, però possiamo crearci delle partizioni differenziate. Posso essere, non so, metà disco una partizione, un volume logico, quindi cominciamo a imparare a chiamarli così, e l'altra metà disco un altro volume logico. Ecco, questi volumi logici ci vengono presentati a noi come utilizzatori, utenti, dal sistema LVM come veri e propri dischi. Quindi noi, se per fare un esempio, da un singolo disco fisico creiamo con questo sistema due volumi logici, quando usiamo il PC in realtà vediamo che abbiamo a disposizione due dischi che ci sembrano fisici, però in realtà sono virtuali perché dietro ci sta un disco solo fisico, ma noi avremo due unità disco. Quando apriamo il file manager Nautilus, vedremo che ci sono due dischi connessi, che sono proprio questi volumi logici, che a loro volta sono basati, hanno dietro il disco fisico del nostro PC. Ecco, questo in sostanza per far capire proprio lo strato software che si frappone fra la parte fisica del nostro PC e la parte software virtuale, che è l'interfaccia con la quale noi collochiamo, noi lavoriamo col PC. Quindi con questo LVM possiamo fare un po' quello che vogliamo. Ci presenta in modo logico, ecco perché si chiamano volumi logici, ci presenta in modo logico lo spazio disco, e questo modo logico lo possiamo adattare alle nostre esigenze. Possiamo creare uno o più dischi come vogliamo, secondo le nostre necessità. Ecco. Diciamo che l'interesse maggiore di questo sistema non sta ovviamente nel gestire un singolo disco. Io ho appena fatto l'esempio partendo da un PC normale con un singolo disco che può essere suddiviso in più volumi logici, ma la cosa interessante o diventa più interessante quando noi abbiamo a disposizione più dischi fisici. Quindi quando stiamo parlando di server o di una piccola rete casalinga con un sistema con più dischi, oppure un PC da tavolo con più possibilità di gestire più dischi fisici, ecco che questo sistema LVM ci permette di creare volumi logici che varcano i confini dei dischi fisici che stanno dietro. Noi potremmo anche riunire, che so, diciamo che io ho un sistema con tre dischi fisici, io posso anche creare un singolo volume logico che si estende su tutti e tre i dischi. Poi io non mi devo per nulla preoccupare se quando salvo i miei file, i miei documenti, i miei video, le mie foto, questi file vengono salvati tutti su un disco fisico, su un altro, o a cavallo di due dischi fisici. Non mi devo preoccupare di niente. Io col mio volume logico, per me è come se io avessi a disposizione un singolo grande disco fisico, che in realtà non è vero, è virtuale, perché il sistema LVM ci pensa lui a far finta, a farci vedere i tre dischi fisici che stanno dietro come fossero un disco solo. Ecco, questo per fare un altro esempio, per far capire anche cos'è il valore aggiunto di questo sistema, che non è certo o non solo nella gestione, non sta solo nella gestione di un singolo disco, nella suddivisione di un singolo disco, ma bensì acquisisce
più valore aggiunto quando abbiamo a che fare con più dischi fisici. Ecco, qui come sempre ho cercato qualche link su Wikipedia per darvi qualche dettaglio in più. Ve li lascio ovviamente nella descrizione del video in modo che possiate andare a documentarvi ulteriormente. Altri riferimenti, vari link che mentre preparavo appunto questa mia scaletta per il video ho incontrato in rete, quindi me li sono messi qui. Vi lascio tutto quanto in descrizione. Vediamo rapidamente i vantaggi di questo sistema. Dunque, libertà assoluta di ampliare o ridurre i volumi logici. Ecco, perché ho fatto gli esempi di creazione di volumi logici, quindi suddivisione in più volumi logici piccoli di un disco, oppure creazione di volumi logici più grandi di dischi fisici che stiano dietro, ma una volta che è fatto, non è poi statico e prefissata la cosa, ma possiamo sempre cambiare idea e ampliare o ridurre questi volumi logici. Successivamente, quindi addirittura senza necessariamente smontare questi dischi, cioè senza sconnetterli dal sistema addirittura in certi casi. Quindi vedete che è molto, molto dinamico come sistema. Essendo, ecco, magari rilacciandomi un attimo la spiegazione di prima, essendo uno strato software, quindi diciamo così virtuale, che si frappone fra noi e lo stato fisico dei dischi, ci permette appunto, essendo un software molto dinamico, ci permette tutta questa libertà, quindi di gestire dei volumi logici, quindi finti, virtuali, come vogliamo, li ingrandiamo, li rimpiccioliamo, li eliminiamo, li riaggiungiamo, eccetera, eccetera. Possibilità di eseguire snapshot, ovvero delle fotografie di un certo momento dello stato del contenuto di un disco, cioè creare immagini del contenuto di questi volumi logici a caldo, ecco, nel gergo, diciamo così, informatico di gestione dei dischi e dei sistemi, a caldo vuol dire senza dover spegnere il computer. Quindi io posso in un qualsiasi momento creare appunto una fotografia dello stato di quel volume logico, senza dover fare niente sul PC, cioè basta dire ok, voglio uno snapshot di quel volume logico in questo momento e lui, il sistema LVM, ci pensa lui. Cosa può servire uno snapshot? Naturalmente per sicurezza, per salvarsi una situazione prima magari di intervenire sui dischi, prima di fare delle installazioni o delle operazioni che giudichiamo magari che possano mettere a rischio i nostri dati, possiamo fare uno snapshot di questo sistema. Scusate, di quel tal volume logico, in modo da avere una copia perfetta di quel sistema in quel momento e poi possiamo lavorare. Naturalmente lo snapshot richiede posto uguale al disco di partenza, ovviamente. Essendo una copia perfetta è un'immagine, quindi se il volume logico è 10 GB, dobbiamo avere liberi da qualche parte altrettanti 10 GB per poterci fare lo snapshot, ovviamente. Poi, altro vantaggio, la possibilità di estendere una partizione su altri supporti di memoria, cioè un volume logico è sempre visto come una singola unità, cioè a noi sembra quando lo usiamo un disco, il volume logico in quanto tale, ci sembra quel tal disco. Ma sotto ci possono stare, questo l'ho già detto anche prima, qui si ripete come vantaggio, naturalmente come valore aggiunto del sistema, sotto ci possono anche stare più dischi fisici sotto un singolo volume logico. E questo fa sì che i nostri file, attenzione, possono essere anche salvati in spezzoni diversi su più dischi diversi, fisici, si intende, perché noi usiamo il volume logico come fosse un contenitore unico, buttiamo dentro tutti i nostri file, ma non sappiamo, non siamo neanche tenuti a sapere dove LVM mette effettivamente questi file. Potrebbe anche metterne, che ne so, di un video, 300 MB di un video, potrebbe metterne 200 su un disco fisico e 100 su un altro. A noi sembra comunque sempre un singolo file, un singolo disco. Niente male, vero? Possibilità, altro vantaggio, di implementare una ridondanza delle partizioni, modalità mirror. Questo qui è un po' un gergo tecnico, però chiaramente un altro valore aggiunto di questo sistema, sempre quando si ha a che fare con più dischi, è la possibilità di creare una ridondanza, cioè di salvare su più volumi logici e su più dischi fisici le stesse cose, in modo che se si rompe qualcosa da una parte c'è comunque sempre
l'altra parte a disposizione, non perdiamo i nostri dati. Ecco, qui andiamo un po' in là nella gestione dei dischi, un po' più sistemistica, un po' più complessa. Io ve lo metto come vantaggio perché è in effetti un vantaggio, però per quanto ci riguarda stiamo poi anche sul semplice. Non andiamo di certo a sondare ridondanze, mirroring, di dischi come fossimo un sistemista con i server. Ecco, comunque si può fare anche quello, ovviamente. E poi infine la possibilità di trasferire a caldo, quindi abbiamo già visto prima che a caldo vuol dire senza dover spegnere il computer, possibilità di trasferire a caldo i volumi logici da un supporto fisico all'altro. Ecco, quindi noi possiamo anche spostare un nostro volume logico, dico non lo voglio più qui, ma lo voglio mettere da un'altra parte. Tutto questo appunto senza dover spegnere il computer, niente, dinamicamente, quindi molto, vedete com'è potente questo sistema solo descrivendolo così, senza neanche ancora averlo visto. Sono solo vantaggi? No, ci sono anche un paio di svantaggi che però sicuramente possono essere relativizzati, oggi come oggi. Il primo svantaggio dichiarato è un possibile, attenzione, non è detto che sia obbligatoriamente così, un possibile rallentamento della velocità di I/O, cioè di input-output o di lettura-scrittura, ma molto trascurabile, cioè viene dichiarato come uno svantaggio, ma si precisa che soprattutto oggi come oggi, con la tecnologia avanzata, la velocità dei dischi, dei PC, delle CPU e tutto, quindi anche del software LVM che viene eseguito sui processori molto efficienti e veloci, questo diciamo che è ancora dichiarato come uno svantaggio, ma oggi come oggi è veramente trascurato, cioè a occhio nudo sicuramente non ci si accorge della differenza con o senza LVM in un sistema atto a supportare tutto quanto. Quindi in un comunissimo PC, come vedremo fra un attimo, io vi mostrerò in una macchina virtuale, ma non ci si accorge assolutamente di niente. Cioè questo veramente lo indico per dovere di cronaca, ma non è molto trascurabile come svantaggio. È vero che introducendo LVM fra il nostro sistema Linux e i nostri dischi, introduciamo uno strato in più di software che deve pure essere elaborato dal processore, ma appunto dico con i processori di oggi praticamente non ci se ne accorge. Ecco. Un altro svantaggio che potrebbe entrare in gioco è una maggior difficoltà o problema, diciamolo pure, nel recupero di dati dai dischi qualora se ne rompesse uno e un nostro file è appunto archiviato su più dischi fisici. Questo deriva, diciamo che è uno svantaggio che specularmente deriva dal grosso vantaggio dell'LVM, che è quello di poter creare, come ho detto, i volumi logici che spaziano anche su più dischi fisici e quindi un file potrebbe anche essere salvato un pezzo qua, un pezzo là sul disco fisico. Se si rompe uno dei dischi fisici, il nostro file è perso. Ecco, da una parte, detto così, è un problema che può spaventare un po', però dobbiamo dire che nei sistemi avanzati dove c'è la ridondanza, come abbiamo detto prima, mirroring, questo problema è limitato, non sussiste perché appunto c'è ridondanza, quindi se dovesse rompere una parte del sistema c'è l'altra con gli stessi dati, quindi non li perdiamo. Dall'altra parte, come ho già avuto modo di ripetere più volte nei miei video sul mio canale, una cosa essenziale, LVM o no, in qualsiasi situazione, è fare il backup dei propri dati, cioè averli salvati da qualche parte. Fate il vostro backup, il vostro salvataggio di dati come volete, dove ritenete meglio, ma fatelo perché, ripeto, LVM è semplicemente un software in più sul nostro PC, ma il disco fisico non è che migliora la sua speranza di vita se c'è l'LVM, rispettivamente se non c'è. Può sempre rompersi il disco del vostro PC, quindi provvedete comunque sempre a salvare, a fare un backup dei vostri dati. Quindi dovesse anche rompersi il disco o i vostri dischi, per colmo di sfortuna, LVM o no, volume logico che vi ha salvato i vostri file su più dischi fisici o no, se avete il vostro backup, questo problema non sussiste perché avete i vostri dati salvati, li potete sempre recuperare. Ecco, anche qui un paio di riferimenti su questo problema, però ripeto, problema non problema, perché se ci si cautela, come spero voi facciate sempre, ripeto, LVM o no, non sussiste nemmeno questo problema. Quindi, tutto sommato, vedete che gli svantaggi sono, diciamo,
relativi, bisogna dirli per onestà di cronaca, ma in realtà i vantaggi sono effettivi, gli svantaggi, vabbè, si possono facilmente limitare. Passiamo a quella che dovrebbe essere forse la parte un po' più curiosa e interessante, che è l'esempio d'uso. Come faccio a mostrarvelo? Io nel mio sistema vero, fisico, il mio PC non ho attivato LVM. Da una parte, sicuramente non ce l'ho perché io ho Ubuntu 12.04 installato sul mio disco vero e fino a 12.04 non è 12.10, quindi non avevo ancora l'opzione LVM da attivare, avessi voluto attivarla, quindi anche volendo con l'installazione che ho fatto non avrei potuto farlo. Comunque, poco male perché la macchina virtuale mi permette anche di creare, come potete vedere qui, l'ho già avviata qua dietro la macchina virtuale, ma qui vi voglio mostrare le caratteristiche. Per rendere un po' più interessante la dimostrazione di questo sistema, ho creato un sistema appunto con un disco principale dove ci sta Ubuntu 12.10, vedete qui, 64 bit, questo è il primo disco, il disco principale come fosse quello del vostro PC che state usando adesso, e in più ho aggiunto due dischi virtuali, vabbè, 30 giga quello principale, 20 giga il primo disco virtuale, il secondo disco virtuale, altri 40 giga, vabbè, tanto. Li ho creati in modo dinamico, quindi occuperanno pochi K se sono vuoti, anche se 40 e 20 giga sembrano tanti. Voilà, comunque, in sostanza simulo questa macchina virtuale, un sistema con tre dischi, in buona sostanza. Ecco. Tre dischi e adesso vediamo appunto cosa vuol dire usare LVM. Allora, LVM naturalmente, come ho detto, va attivato all'installazione e in questa macchina virtuale a suo tempo, quando ho installato il sistema 12.10, essendo appunto una novità, questo LVM, l'avevo appunto attivato, quindi in questa macchina virtuale è già attivo dall'installazione, come vi ho detto prima. Poi, per gestire l'LVM ci vuole l'LVM Manager, e che non è installato per difetto, quindi quando avete appena finito di installare il vostro Ubuntu non avete questo software installato. Dovete installarlo. Come si fa a installarlo? Facile, lo sappiamo. Si apre l'Ubuntu Software Center e si cerca LVM e poi si, scusate, e poi si installa il programma con l'icona di un cilindro azzurro orizzontale, ovvero il pacchetto System Config LVM, quindi nell'Ubuntu Software Center tutta questa frase per dire cosa? Che cercate LVM e vi installate il pacchetto corrispondente a questa icona. Ecco, qui io l'ho installato, vedete? Il cilindro azzurro orizzontale è poi questo. Ecco, io ho voluto descriverlo parole, ma l'immagine vale più di 1000 parole. Eccolo qua. Se metto sopra il mouse, vedete che c'è scritto gestione volumi logici, infatti è proprio il gestore LVM Manager, il nostro gestore di sistema LVM. Allora, vediamo un po', qui ho messo una scaletta, diciamo un po' di esempi per mostrare cosa vuol dire usare LVM. Allora, in un sistema Ubuntu per difetto c'è installato, questo sì, è già installato, il gestore di dischi. Questo vi permette di formattare un disco, quindi di ripulirlo, di reinstallare qualcosa su un disco esterno, di verificare lo stato di salute del disco, del vostro disco principale del PC, eccetera, eccetera. Qui vedete che in questa macchina virtuale, come ho detto, c'è il disco principale della VirtualBox, 32 giga, con le sue partizioni. Vedete, con le sue partizioni, perché ho anche attivato la crittografia, eccetera, eccetera. Comunque, questo è come fosse il vostro disco principale del vostro PC. Avendo attivato il sistema LVM, vedete che appunto il sistema LVM dice che c'è un disco fisico da 32 giga a disposizione. Non so se lo si vede bene, magari posso zoomare un attimo lo schermo. Vedete, c'è questa sigletta PV che vuol dire physical volume, cioè volume fisico. Vedete scritto anche qui sotto, volume fisico
che si contrappone, se vogliamo, al volume logico di cui abbiamo parlato. Volume fisico è proprio il disco vero, l'oggetto nel vostro PC, il volume logico è quello virtuale che possiamo creare noi col sistema LVM. Quindi vedete che il sistema LVM, essendo attivato, dice ok, ho a disposizione su questo PC un physical volume, quindi un volume fisico di 32 giga. Benissimo. In più, come vi ho fatto vedere prima, ho aggiunto altri due dischi in più da 21 e da 43 giga, che per il momento è come se fossero nuovi. Non sono, vedete, spazio libero, non sono né formattati né niente, li ho proprio aggiunti come se fosse un PC dove ho comprato i miei dischi, li ho aggiunti, sono nuovi, vuoti, puliti. Qui sotto vedete che presenta appunto di nuovo il sistema, il disco principale Ubuntu Root, quindi il disco principale della mia installazione Ubuntu 12.10 da 32, più o meno 32 GB. Poi la swap più o meno da 1 e qualcosa giga, vedete la swap, l'area di swap, quella, la memoria virtuale, normale, tutto normale, più due dischi. Ok, quindi, e questo però è il gestore dischi che non gestisce, almeno per il momento, io non so se Canonical o Gnome o chi per essi in futuro intende integrare la gestione dell'LVM direttamente in questo programma di gestione dischi. Per il momento, quindi allo stato corrente, non è così. Quindi questo è un software che vi permette di vedere tutte le partizioni, tutti i dischi del vostro sistema, vi permette di fare diverse operazioni, ma non la gestione diretta del sistema LVM. Per questo appunto abbiamo dovuto installare quello che ho detto prima, il gestore volumi logici, l'LVM Manager. Lo apriamo. Ecco qua, ci chiede la password di sistema perché ne ha bisogno per lavorare a livello di amministratore. Ed eccolo qua, adesso sta caricando il sistema LVM per mostrarci i dischi come deve mostrarceli lui. Magari sposto la mia scaletta di qua. Ecco qua, mettiamola qua, così c'è un po' più di posto. Allora, vediamo un po', faccio così. Ecco, vedete che il gestore del sistema LVM ci mostra i dischi in due modi. In azzurro, qua sopra, ecco perché l'icona azzurra del programma. In azzurro ci mostra i volumi logici, quindi quelli gestiti da noi, le partizioni come vogliamo noi, logici. Sotto in rosso il volume fisico, vedete? Visualizzazione fisica in rosso, eccolo qua, e visualizzazione logica in blu, quindi c'è il disco principale da quasi 32 giga, l'Ubuntu Root, che vedete qui, l'Ubuntu Root da 31 giga è replicato qui, Ubuntu Root da quasi 31 giga, l'area di swap che è poi questa qua da 1 giga praticamente e rispettivamente il volume fisico, quindi il disco vero. In sostanza cosa vuol dire tutto ciò? Che il nostro sistema Ubuntu in questo momento, il sistema LVM nel nostro sistema Ubuntu riconosce che c'è un disco fisico, quindi il disco principale del sistema, e un disco principale, un volume logico di swap piccolino, un volume logico di root più grande e un piccolo spazio ancora inutilizzato. Cosa possiamo fare come primo esercizio? Visto che c'è questo piccolissimo spazio inutilizzato, potremmo creare un piccolo volume logico utilizzando proprio quello spazio inutilizzato del disco principale del sistema. Allora, facciamo questo primo esercizio. Diciamo che vogliamo crearci nel nostro volume logico, nella nostra visualizzazione logica, perché naturalmente l'LVM è proprio la gestione logica dei dischi, quindi di quella fisica lasciamola pure lì per il momento tranquilla. Quindi
Quindi facciamo clic sulla visualizzazione logica e vediamo che appare sotto un pulsante qua, crea nuovo volume logico. Schiacciamo qua, gli dobbiamo dare un nome, diciamo che visto che è lo spazio rimanente, lo chiamo resto. Poca fantasia comunque. Qui lasciamo le opzioni così come stanno e vedete qui c'è un pulsante, un comodo pulsante che dice usa lo spazio residuo, cioè quello che rimane del mio disco fisico, usalo tutto per questo volume logico che si chiama resto. Eccoci qua, tipo di file system, usiamo il solito XT4 e per il momento possiamo lasciarlo così, facciamo ok e vediamo cosa succede. Fatto ok, lui fa il suo lavoro. E voilà, allora la nostra visualizzazione logica è aumentata di un'unità, di un volume logico. Vedete che prima c'era solo root e svapuno, adesso c'è anche resto, resto che è di 52. 52 megabyte, cioè proprio niente, però vedete che l'esercizio è stato fatto, grande o piccolo, non importa, abbiamo fatto il nostro esercizio. Cos'è successo anche qui? La cosa si replica anche qui. Vedete che Ubuntu resto è apparso 55 mega, il nostro disco in Next 4, eccolo qua. Non è in uso in questo momento, perché l'abbiamo solo creato, non è montato, non è in uso, però vedete che è stato creato il nostro bel disco. Eccolo qua. Adesso io magari la mia bella scaletta la potrei mettere ancora un attimino di qua. Vedete che è già apparso qui nel launcher sulla sinistra il nostro volume. Oh, il nostro volume da 55 MB, lo vedete, che non è appunto ancora montato. Se io faccio clic, eccolo qua, si apre il nostro Nautilus, il file manager, con il nostro bel disco da 55 mega. Vedete, lo si vede come un disco, che, tipo un disco USB innestato nel nostro sistema, un disco come un altro, ed è usabilissimo, è già pronto, è a posto. Vabbè, solo 55 mega, però il principio è questo. Adesso, piccola nota. Se un disco è appena stato aggiunto al sistema, no, scusate, questo lo facciamo dopo. Un nuovo disco, partizione non allocati, no, ok, il nuovo volume. Ecco, è qui che volevo arrivare, scusate, forse avrei dovuto mettere questo punto prima, ma fa niente. Il volume, siccome questo programma funziona in modalità amministratore, quindi di utente root, quando si crea, quando si monta per la prima volta il volume, il nostro disco nuovo, diciamo così, non ci permette di creare file, cartelle, documenti, niente, perché in realtà, come possiamo vedere, la cartella sulla quale viene montato questo disco appartiene all'utente root. E noi possiamo solo accedere come altri utenti a questo disco, ma non possiamo archiviarci dei dati perché appartiene appunto all'utente root. Quindi dobbiamo assegnarlo alla nostra user per poterlo usare, poi da lì in avanti sarà a nostra disposizione. Come facciamo? Apriamo, almeno per quanto mi concerne, il modo più semplice è grafico. Di doverlo fare è richiamare Nautilus col comando sudo, che vuol dire aprimi Nautilus, quindi il file manager in modalità amministratore, ci chiederà la password, spero di non averla sbagliata, vediamo un po', no, andiamo a prenderci la cartella dove è installato il nostro disco, che è questa qua. E ops, proprietà, e invece di root mettiamo il nostro user, quindi metto anche il mio gruppo,
nel mio caso. Scendiamo, scendiamo. Ecco Nicola, vabbè, accedere, accedere. Posso fare tutto. Ecco qua. E in questo momento, non qua, naturalmente posso, vedete che adesso si sono attivate le opzioni per creare cartelle, per creare documenti. Vedete che posso creare i documenti adesso come utente normale, perché ho cambiato proprietario della cartella dove viene montato questo nuovo volume. Ecco, abbiamo fatto il nostro lavoro, il terminale lasciamolo pure lì. Quindi niente di difficile in sé, questo è da fare una tantum tra l'altro, perché se adesso io sconnetto questo disco, lo smonto, vedete non è più attivo, e lo riapro, si riapre esattamente nello stesso posto e io posso agire, è come fosse mia questa cartella. Ecco, questo è il giro minimo per creare un volume logico, quindi basato su un disco fisico, e poterlo poi utilizzare come utente normale. Ecco, qui poi si dice che dalla prossima volta, cioè quando voi riavviate il PC, poi il disco si monterà da solo, sempre in quella cartella che sarà già nostra e quindi non ci sarà più problema. Quello che abbiamo appena fatto col terminale e con Nautilus in modalità amministratore è una cosa da fare una tantum. Ecco, poi. E abbiamo creato il nostro primo disco logico. Adesso una cosa più interessante, naturalmente, è cominciare a usare gli altri due dischi. Però abbiamo visto che questi due dischi sono nuovi, sono nuovi appena aggiunti e quindi non li vede ancora il sistema LVM. Qui proprio ho voluto proprio didatticamente partire proprio veramente alle origini, proprio il disco principale del PC naturalmente è già visto qui nella visualizzazione fisica e logica, perché ovviamente il sistema è attivo su questo disco. I due dischi aggiuntivi non sono visti in questa visualizzazione logica né fisica dal sistema LVM, non sono ancora visti questi due dischi. Quindi dobbiamo cominciare a farglieli vedere al nostro gestore di sistema LVM. Ed è quello che dico qua. Quindi se un disco è appena stato aggiunto al sistema ed è nuovo, bisogna dapprima inizializzarlo. E dove lo si trova questo disco? Nelle entità non inizializzate. Ecco qua, quindi apro questo alberello e vediamo che i nostri due dischi nuovi, quindi questo, che si chiama dev sdb e questo che si chiama dev sdc, vedete che sono qui. In realtà sono qui, ma non sono inizializzati, cioè LVM non può ancora usarli, non li riconosce ancora come dischi da poter essere usati. E quindi li inizializziamo. Allora, come si fa a inizializzarli? Semplice, si seleziona SDB per esempio, e vedete qui il pulsante inizializza entità. Si schiaccia qua e ci dice tutti i dati del disco verranno persi, va bene, per noi sappiamo che è un disco nuovo, ci importa poco, inizializziamo e poi dice si sta per inizializzare il disco non partizionato, bla 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 bla, è consigliabile, anche se non richiesta, la creazione di una partizione. Vuoi creare una singola partizione? Diciamo di sì. E lui fa il suo lavoro. Aspettiamo un attimo e vediamo che il nostro disco SDB, questo qua, quindi ho iniziato dall'SDB, adesso è diventato rosso. Vedete che rosso, ricordatevi che è il colore associato alla visualizzazione fisica, quindi proprio il disco, l'oggetto fisico rosso, quindi adesso da entità non inizializzata è sparito, è diventato un volume non allocato. Non allocato vuol dire che va bene, io gestore LVM riconosco questo disco fisico, adesso sì, lo vedo, ma non è ancora stato usato nella visualizzazione logica, cioè è lì, è uno spazio disco a disposizione di 20 giga in questo caso, 20 gigabyte, però non è ancora usato in nessun modo
dalla gestione logica dei volumi, e lì disponibile. Facciamo la stessa cosa anche col disco SDC, l'altro SDC, così l'abbiamo già fatto per entrambi. Inizializza, quindi ci farà le stesse domande. Noi rispondiamo sì e rispondiamo sì anche a questi. Ecco qui, naturalmente, io uso queste opzioni. Ci sono anche altre opzioni se siete in altre situazioni, ma io faccio questa semplice giusto per mostrarvi come si usa. Ed ecco qua che anche il C è diventato un disco non allocato, quindi non ancora utilizzato, ma visto rosso, quindi visto come disco fisico, spazio disco a disposizione. Perfetto, l'abbiamo fatto. Voilà. E quindi il punto 1-2 è fatto. Il punto qua. Il nuovo disco appena inizializzato con la sua partizione finisce nella sezione volumi non allocati, appunto l'abbiamo visto. Si può aggiungerlo al gruppo volumi logici esistenti con il pulsante aggiungi. C'è la possibilità anche di aggiungere un nuovo gruppo di volumi logici volendo, con il pulsante crea nuovo gruppo volumi, e lo vediamo qua sotto, quindi crea nuovo gruppo di volumi logici oppure aggiunge un gruppo di volumi logici esistenti. Ecco, cosa sono questi gruppi? Quando è stato installato Ubuntu 12.10 in questa macchina virtuale, avendo attivato l'LVM, diciamo che il sistema per difetto ha creato un suo gruppo di volumi logici chiamato Ubuntu, che è questo. Vedete, gruppi di volume Ubuntu contenente appunto il disco principale. Ecco, avendo già disponibile questo gruppo di volumi, nel nostro esercizio qui non vedo perché dobbiamo complicarci la vita creando altri gruppi di volume, anche se è possibile farlo. Quindi noi aggiungeremo i nostri due nuovi dischi a questo gruppo di volumi. Quindi procediamo come facciamo ad aggiungere a questo gruppo di volumi due nuovi dischi. Vediamo un po', selezioniamo il nostro disco, scusate, il B, partiamo dal B e aggiungiamo al gruppo di volume esistente. Schiacciamo qua e lui ci dice scegliere il gruppo, quale dei gruppi di volume che possono essercene appunto anche di più. Noi ne abbiamo uno, quindi è già scelto quello, aggiungiamo a quello e noi lo aggiungiamo. Ecco qua. Adesso nei volumi non allocati è rimasto solo il disco C. Nel gruppo di volumi LVM, nella visualizzazione fisica, adesso vedete che, vediamo un po', ecco, nella visualizzazione logica ovviamente non è cambiato nulla, se non che si è aggiunto il nostro disco B come spazio inutilizzato, lo vedete qui? Spazio inutilizzato di 20 giga sicuramente, o così era, sì, 20 giga. Nella visualizzazione fisica c'è il disco SDB, vedete SDB che è il nostro amico qua, SDB1, eccolo qua, tipo LVM, SDB1, volume fisico di LVM, vedete che qui è tornata la sigla PV, quindi physical volume di 20 giga. Vedete, volume fisico si è aggiunto, quindi nell'insieme dei dischi fisici si è aggiunto anche il nostro SDB. Rispettivamente nella visualizzazione logica si riflette come spazio inutilizzato perché è un disco nuovo, l'abbiamo aggiunto, riformattato e tutto, e adesso è lì pronto per essere utilizzato. Ok, facciamo lo stesso lavoro anche con l'altro disco. Così li abbiamo aggiunti entrambi, aggiunge al volume. Vedete che adesso il gruppo di volumi logico, diciamo così, è aumentato di 20 giga. Adesso aggiungiamo anche questi ulteriori 40 giga e quindi avremo un volume decisamente più grande a disposizione, con il quale creare volumi logici come vogliamo. Ecco, vedete che nella visualizzazione logica abbiamo uno spazio inutilizzato che si è ampliato ulteriormente. Si
Nella visualizzazione fisica abbiamo il nostro disco B e il nostro disco C. Vedete, tutto spazio nuovo a disposizione per creare i nostri ulteriori dischi. E questo l'abbiamo fatto anche lui. Ecco. Quello che dicevo di interessante, appunto, perché ho aggiunto due dischi in più alla macchina virtuale, perché appunto il sistema di gestione logica dei volumi ci permette di creare dei volumi che vanno anche oltre il singolo disco fisico. Come facciamo? Vediamo un po'. Per esempio, io sono qui sulla visualizzazione logica e dico crea nuovo volume logico, la stessa cosa che abbiamo fatto prima, eh? E qui dico, lo chiamiamo disco grande perché usa spazio residuo e voglio usare praticamente 20 giga più 40 giga, circa 60 giga. Voglio farne uno, vedete, 59,99 gigabyte. Vabbè, dopo le misure più o meno sono quelle. Quindi dico ok, voglio crearlo. Sempre ext4 e facciamo ok. Ecco qua. Quindi qui ci sta mettendo un attimino di più perché naturalmente l'ampiezza, prima era 50 mega, qui sono 60 giga, ci metto un attimo di più. Vedete 64 GB, ha già creato disco grande qui. Nel gestore di dischi è già riflessa la nuova situazione, si presenta già, vedete ext4, non è in uso, non è montato, però qui è apparso anche il volume da 64 GB. E vedete che il disco grande è da 64 giga, ma si estende su due dischi fisici. Ma voi non ve ne accorgete perché potete usarlo tranquillamente come se fosse un disco unico. Provo a fare clic e vedete che ci si apre il nostro disco da 64 giga. Adesso qui ne avevo uno da 55 mega, quello di prima, e questo da 64 giga. Noi, quando lo usiamo normalmente, il nostro PC lo vediamo come un singolo disco. In realtà si appoggia su due dischi fisici separati. Non male, vero? Vedete? Un disco logico, disco grande, due dischi SDB1 e SDC1, fisicamente due dischi diversi, ma noi possiamo usarlo come un'area di archiviazione unica. Come prima, per il momento appartiene all'amministratore, alla user root, e quindi dobbiamo andare a cambiare il proprietario di questa cartella che è, vediamo un po'. Questo qua, facciamo proprietà, tasto destro proprietà, permessi, me lo assegno al mio gruppo, al mio user, anche pure al mio gruppo, dove sono, eccomi qua, e voilà, chiudi, chiudi, mettiamo icona, e adesso vedete che io posso crearmi anche una nuova cartella, posso crearmi un nuovo documento nella cartella, eccetera, eccetera. Ho 64 giga, io non devo preoccuparmi e non devo sapere se questo documento è memorizzato, torniamo un attimo di qua, su questo disco, rispettivamente su questo, o magari a cavallo dei due dischi fisici. Io ho un disco che si chiama disco grande a disposizione. Punto. Ecco, poi cosa dico ancora? Che il nuovo volume, come avete potuto constatare, è identico a un qualsiasi disco aggiuntivo. Può essere usato come tale anche se sotto ci stanno più dischi fisici, l'abbiamo appena dimostrato qua. Poi con il gestore di dischi possiamo, volendo, dargli un nome personalizzato e una modifica etichetta. Ecco perché. Perché adesso vedete che qui i dischi si chiamano volume da 64 giga, volume da 55 e anche qui nel gestore di file, vediamo un po'. Ah, se ci riesco, ecco, da 50, cioè sono nomi generici, non personalizzati, diciamo così. Ecco, qua il nostro Ubuntu Resto possiamo anche modificare l'etichetta, quindi dargli un altro nome. E qui, vabbè, chiamiamolo Resto, va, per coerenza, modifica. Viene chiesta la password,
vedete che adesso si chiama, dov'è? Resto. Vedete, anche qui si chiama resto adesso. Da adesso in avanti si chiama resto, che è un po' più significativo per noi. Facciamolo anche con l'altro, già che ci siamo. Quindi nella gestione dischi si viene qui, magari prima l'ho fatto un po' in fretta, scusate, si viene qui dove ci sono i due ingranaggi, si seleziona il nostro disco, si viene qui dove ci sono i due ingranaggi che sono le rotelline un po' delle impostazioni, vedete ulteriori azioni, si fa clic, si sceglie modifica etichetta e disco grande, lo chiamiamo così, sempre per coerenza. E voilà. Quindi disco grande e resto, e anche nel file manager vedete che adesso si chiamano disco grande e resto, così sono significativi per noi. Se vogliamo usare questi dischi per scopi di archivio particolari, possiamo anche dargli un nome un po' coerente che sia significativo per noi. Quindi, d'ora in avanti, anche quando riavvierete il PC, questi dischi verranno montati con questi nomi che adesso gli abbiamo assegnati. Ecco, montati. Ero in dubbio se mostrarvi o no questa opzione. Non dobbiamo toccare niente, ve la mostro solo per informazione. Fra le varie azioni c'è anche la modifica delle opzioni di montaggio. Vedete che c'è montaggio automatico. Lasciamo pure le cose così, non tocchiamo nulla. Funzionerà tutto da solo tranquillamente. Ecco. Anche qui, cioè non. Ne approfitto di questo video per darvi anche questa informazione, anche se non è strettamente legata, anzi non è legata al sistema LVM in quanto tale, ma vi volevo solo segnalare che a partire da Ubuntu 12.10 il gestore dischi permette anche di creare un'immagine disco. Un'immagine disco è un file, quindi un file con finale estensione .img che è la copia speculare esatta del vostro disco in questo momento. Quindi voi fate crea immagine disco, vi dice dove vuoi salvare questo file e lui, se fate avvia creazione, credo vi farà smontare il disco prima, o vi dice non posso, devi smontarlo prima. Comunque il succo, piccola parentesi per dirvi che volendo, per farvi un backup esattamente identico uno a uno del vostro disco in questo momento, potete smontarlo, fare crea immagine disco, aspettate che vi crea questo file immagine, che se è 40 giga sarà 40 giga anche il file, immagino più o meno su per giù. Questo perché se ve lo salvate da un'altra parte, eventualmente potete ripristinare a quel momento il vostro disco in futuro, quindi se rovinate il disco, se perdete qualcosa, se lo rifate perché è un disco virtuale, quello che volete, con quell'immagine disco salvata con questa opzione potete anche ripristinarlo. Così come, ancora più interessante, potete da un file immagine esistente collegare quell'immagine disco. Voi scegliete un'immagine disco e finché aperto questo programma vi creerà un'unità disco come fosse un vero disco, ma basato su quell'immagine. Quindi potrete andare a navigare nei vostri file, qui, esattamente qui, così, come se fosse esattamente un disco. Quindi potete anche recuperare, se volete, alcuni vostri file dalla vostra immagine disco, magari di qualche tempo prima, senza necessariamente ripristinare effettivamente il disco, perché questo vi passa sopra al vostro disco, ve lo rimette al momento in cui avete creato l'immagine. Questa opzione, ripristina immagine, ve la rimette esattamente come era al momento che l'avete creata. Ma se voi invece collegate un'immagine disco, ecco qui vedo che forse avevo fatto una prova di sabato scorso, avevo fatto una prova, non so, vediamo se funziona, dico collega immagine disco, vediamo cosa fa. Ecco, vedete? Voilà, perfetto, così posso dimostrarvi anche questo. Quando ho fatto le prove dell'LVM mi ero creato anche un'immagine disco, vedete che si crea un'unità disco temporanea, come se fosse un vero disco, ma basato sul file .img. E qua dentro ho messo un file solo e io potrei anche salvarmelo su un altro disco, recuperare alcuni file senza necessariamente passare sopra
al mio vero disco lo stato corrente. Ecco, questa è una parentesi che non c'entra niente in sé con l'LVM, ma ci tenevo già che stiamo usando questo gestore dischi che con le versioni nuove appunto si è evoluto anche in questo senso. Quindi un ulteriore sistema di backup è appunto questo, si crea un'immagine, la si può ripristinare completamente oppure si può addirittura montare questa immagine e salvare puntualmente dei file, recuperarli. Non male anche questo. Ecco, con l'LVM Manager naturalmente abbiamo detto che si può anche ingrandire o rimpicciolire una partizione. Quindi questo disco grande io potrei anche, beh, ingrandirlo no, perché ormai ho usato tutto lo spazio, però potrei anche rimpicciolirlo. Come si fa? Si viene qui, credo. Ecco, si sceglie. Nella visualizzazione logica, ovviamente, visto che è un volume logico, il nostro disco grande, si fa edita proprietà qui in basso, si apre la stessa finestra che abbiamo usato per crearlo e qui, volendo, adesso non lo faccio perché avete capito un po' come funziona, volendo io posso, per esempio, diminuirlo della metà. Faccio ok e diventa piccolo questo disco. Vabbè, posso anche farlo, eh? Faccio ok. Ecco, vedete, lui mi dice: guarda che adesso è montato questo disco e non posso fare il lavoro a meno che non mi dici di smontarlo. Dico di sì, vediamo un po' cosa succede. Si è spento Nautilus perché l'ha smontato il disco. Vediamo un po'. Ok, alla fine appare un errore. Che LVM Manager non riesce a rimontare il volume, ma non fa niente, cioè questo errore è ininfluente sull'operazione. Fate ok ed è finita lì. Adesso vedete che il disco grande da 64 giga l'ho diminuito praticamente a metà, è diventato 32 giga. Lo vedete lì. Nella nostra visualizzazione logica ho il disco grande che è diventato più o meno di 30 giga, appunto. E non più di 64 nella mia visualizzazione dei due dischi. Adesso ho il disco grande che vedete qui sotto mi dice: guarda che ho usato il disco SDC per la tua partizione disco grande di 30 giga. Il resto, spazio inutilizzato, c'è ancora tutto il disco B e 10 o 20 gigabyte di 10 GB di spazio ancora sul disco C, quindi creassi un nuovo volume logico da questo spazio inutilizzato, mi userebbe un disco fisico e una parte dell'altro disco fisico. Vedete come ha partizionato lui il sistema, ha fatto tutto lui. Vedete un po', disco grande qui, spazio inutilizzato, una zona qui e una zona qui dei dischi fisici. Ecco il nostro disco grande. Eccolo qua, il nostro disco grande. Adesso se lo rimontiamo, vediamo che ups, non è più di 64 giga, ma circa 30, ecco 32, qui indica 32. Vedete che non, praticamente ha smontato lui, ha fatto tutto lui, con un paio di clic ho ridotto della metà la grandezza del mio disco. Ovviamente qui non ho file archiviati, e quindi posso diminuire facilmente lo spazio senza perdere dati. Fosse stato bello pieno, avrei dovuto avere a disposizione altro spazio disco per mettere i miei dati, se no ha poco senso diminuire così un disco e perdere i dati. Ecco. Quindi sono stato un po' lungo, forse come capita spesso nei miei video, però è un sistema molto potente, come avete visto, questo LVM. È molto interessante per chi ha più dischi da gestire, ovviamente. Capirete come i sistemisti, per i sistemisti sia una goduria gestire i dischi con questo sistema. Avete visto un po' come? Ho cercato di mostrarvi almeno le operazioni più frequenti, probabilmente, che si usano per aumentare e diminuire le partizioni. Non abbiamo visto gli snapshot, cioè il salvataggio di un disco in un certo. Una certa data, una certa ora, però vi ho accennato alla creazione di un'immagine disco con un altro sistema che non è l'LVM. Si può fare qualcosa di più, però la sostanza è questa. Avete capito lo scopo, avete visto cos'è il vantaggio di gestire i dischi virtualmente, non a livello fisico. Ecco,
resta una piccola conclusione a questo punto di tutto quanto spiegato qui, se vale veramente la pena usarlo su un PC personale come il mio, che sto usando adesso per registrare il video, o sul vostro PC con un disco solo, in sostanza, ecco. A mio modo da vedere, probabilmente, dico probabilmente perché poi se uno ha piacere comunque attivarlo, male non fa il sistema attivarlo, eh? Quindi se installate una prossima volta da Ubuntu 12.10 in avanti potete benissimo attivare l'opzione per installare l'LVM, se non lo userete mai non lo vedrete, se un giorno vi capita di doverlo usare almeno l'avrete già disponibile. Però dico, per un PC personale con un solo disco probabilmente vale poco la pena aggiungere questo strato in più nel vostro sistema. Chi ha più dischi, ovviamente il vantaggio è evidente di avere questo sistema rispetto a dover gestire le partizioni fisiche molto più rigide, in modo molto più rigido. Io personalmente, appunto, a parte che ho fatto questo video, quindi ho imparato anch'io cos'è questo LVM e come usarlo. Quindi male non fa imparare qualcosa in più, però non ho mai sentito la mancanza sul mio PC perché quando installo Ubuntu faccio fare tutto a lui, partizione, swap, una sola partizione per i miei dati e il sistema e non mi sono mai preoccupato, né ho mai sentito la mancanza di un sistema così per aumentare o diminuire le mie partizioni perché in realtà non ne ho, diciamo, ne uso una e basta. Però appunto fa piacere sapere che questo sistema è lì facile, disponibile qualora ce ne fosse bisogno in un qualsiasi momento o in futuro, ecco. Però appunto dico, la mia opinione è che per l'utente comune con il suo PC personale probabilmente qualcosa di troppo che non necessariamente serve, ecco. Però appunto, secondo me ho ritenuto utile fare questo video proprio perché è un sistema molto potente, un argomento tecnico anche interessante per chi è interessato naturalmente a queste cose. Io trovo carino, diciamo, non so se è l'aggettivo giusto, comunque interessante e bello da indagare e da vedere anche graficamente come vengono presentate le cose e come vengono gestiti i dischi logici rispetto ai dischi fisici, soprattutto qui con questa disposizione. Trovato interessante, quindi volevo offrire anche a voi questa presentazione. Ecco, oh, finalmente mi sono dilungato, però spero, come sempre, che a qualcuno, almeno uno di voi, trovi interessante questo video e ne possa trarre profitto, possa usufruire di queste informazioni. Vi saluto e vi attendo alla prossima, al prossimo video. Ciao ciao!